Ciao, Wayu! Allora, oggi è un giornato particolare perché andiamo a vedere una cosa molto particolare, ma una cosa particolare veramente, non una cosa che tu dici sì vabbè ma non è niente di che. Allora, aspetta, con Gamez, come potete vedere il tempo è una merda e quindi io qua non vedo niente perché è buio, però cioè sono, non lo so che ore sono, saranno le 9 mattina, 9 e mezza e sembra mezzanotte qua dentro, quindi è già difficile per me che devo lavorare, figuratevi per voi che dovete vedere col fotocamera, ok? Scusatemi per l'eco che sentite perché devo potermi muovere e quindi non posso stare col microfono quello là che insomma che si sente meglio. Però per qualche giorno, nei prossimi giorni, ci dedicheremo a questa chitarra qua. Oggi è adesso è il periodo del liutaio tamarro, capito? E quindi parlo così, va bene? Quindi ci dedicheremo a questa chitarra qua, che è un chitarra russo. E se non ti sei accorto ti dà anche un morso, un mozzico insomma, ti morte perché è un sciacquaro. Mo, seriamente, voglio basta, già faccio a ballare così tutto il tempo. Io vi avevo già fatto vedere le meccaniche che io avevo montato su questa chitarra. Metti a fuoco, bastarda. Ok, queste meccaniche sono meccaniche Music Lily, con il pallino proprio tipicamente anni 60, color crema di plastica, e sono tipo Gluson, cioè le conoscete, le avete, le sapete. E io vi avevo detto che queste meccaniche sono le meccaniche più rare, più introvabili, più assurde che io avevo mai visto, ed è vero. Tuttavia dovete sapere che Music Lily è un po' malato mentale, cioè c'ha dei grossi problemi mentali, perché ha cacciato fuori da poco delle meccaniche che sono ancora più uniche, ancora più introvabili, cioè ma delle cose proprio che non immaginate veramente, perché ha preso queste meccaniche, queste che ci ho montato qua su, e le ha fatte autobloccanti, cioè vedete, le vedete? C'hanno il rotellino qua e sono autobloccanti. Boh, cioè, voglio dire, io già vi avevo detto che queste erano un miracolo, me le fa autobloccanti e lui c'ha dei grossi problemi mentali. Perché pensare una cosa del genere veramente ci vuole proprio la capa sciacqua completamente. E quindi io che cosa vado a fare? Mi tolgo le meccaniche da qua, queste qua che sono normali, non autobloccanti, e ci metto quelle autobloccanti. Sono le stesse identiche meccaniche, sono tipo Gluson, classiche, tradizionali, l'unica cosa è che hanno la rotellina dietro e sono autobloccanti. Ma questa chitarra io già ci avevo messo le mani sopra, a dire la verità, perché vedete c'ha gli strap locks, c'ha le manopoline cromate tipo Telecaster, tutto Music Lily. Avevo già rifatto l'elettronica, però su questa chitarra non ho fatto l'elettronica completamente, ma ho solo cambiato i cavi perché i cavi originali secondo me c'erano una capacitanza che faceva paura e quindi funzionavano praticamente come dei condensatori, e infatti adesso suona molto meglio. Poi se ci fate caso, questa chitarra è piena di polvere, cioè ci sta proprio il monnezzo sopra, e quindi mi vado anche a cambiare le corde, mi faccio un po' di manutenzione, il setup già è fatto quindi non lo devo toccare, però mi ci faccio un pochino di manutenzione. Come al solito ci vado a montare le pyramid, e in questo caso sono Pure Nickel 1148, perché è una chitarra a scala corta, cioè corta 24 pollici, e quindi ci vado a montare le 011 che sono un pochino più lunghe. In questo video parleremo delle meccaniche,
nei prossimi video vi farò sentire anche una demo di questa chitarra, perché voglio farvi sentire come suona con la con l'elettronica nuova che ho fatto. E a proposito di questa chitarra, proprio perché avete visto che è piena di polvere, fa schifo al cazzo, vi farò vedere anche un modo economico e, diciamo, intelligente per tenere le chitarre diciamo sulla rastrelliera, pronte per essere suonate, senza fare in modo che si riempiano continuamente di polvere, ok? E quindi io vado a iniziare a lavorare, cercherò di farvi vedere che cosa faccio, anche se in realtà devo solamente smontare le meccaniche e montare le nuove, quindi niente di che. Però cercherò di tenervi con me. Vi farò poi sapere, come vi ripeto, alla fine di questo video, nell'ultima parte di questo video, proveremo le meccaniche e vi faccio sapere che cosa ne penso. Sceva così, sceva coppa man, come prima cosa mi smonto le corde, quindi mi vado con tanta pazienza e mi smonto le corde vecchie, che tra le altre cose non sarebbero da cambiare, però diciamo che purtroppo, dovendo cambiare le meccaniche con quelle autobloccanti, sono costretto a cambiarle perché il sistema d'attacco è diverso e quindi le devo tagliare sicuramente in maniera diversa, quindi sono costretto proprio a cambiarle qui, semplicemente le smollo e le tolgo. Vi volevo dire un'altra cosa, mentre io faccio questo posso dirvi delle cose importanti. Adesso ho pulito lo strumento e mi vado. Purtroppo mi pare di avere sbagliato il fuoco dell'ultima inquadratura, quindi devo un attimo, non so se riuscirò a recuperare quella parte, spero di sì, e quindi vi dovete subire che vi dico di nuovo delle cose. Comunque mi vado a smontare le meccaniche, vi ho già detto, ma ve lo ripeto, che c'è il mio sito internet, che è www.moodyfraser.it. aspetta un momento, e là sopra potete trovare tanti approfondimenti. Troverete infatti anche un articolo di approfondimento su queste meccaniche che sto montando adesso, molte risorse, c'è già una bella e lunga guida sul setup della chitarra elettrica e tutti i wiring, tutti gli schemi di cablaggio che utilizzo io quando faccio gli strumenti. Quindi ci sono tante tante cose utili. Poi c'è il mio negozio online dove potete trovare tante cose belle, magliette, cappellini, felpe. Queste sono quelle, diciamo, aspettate, quelle non autobloccanti, vedete? Sono semplicemente vintage, l'Ecluson vintage con il pallino di plastica color crema, e sono molto belle. Queste mi sono piaciute molto, cioè, mi sono piaciute proprio. Queste meccaniche me le conservo, perché comunque sono ottime meccaniche, comunque mi ci sono trovato bene e sicuramente uscirà uno strumento sul quale montarle, quindi me le assicuro, diciamo.
capito? Devi dare tutto quello che appartiene a queste meccaniche. Devo cambiare le boccole, perché l'altra volta quando si ce la faccio pure così va bene, l'altra volta quando ho montato queste meccaniche mi scocciavo di cambiare le boccole e quindi ho lasciato quelle là originali che sono di un altro colore e quindi diciamo che ce le devo cambiare. Allora, con molta pazienza e molta delicatezza, piano piano, cerco delicatamente di estrarle. Semplicissimo. E faccio, cioè, nel senso, ci vuole un po' di delicatezza, ma se ne esce uno tranquillamente. Eccoci qua. Ok, poi queste boccole qua me le conservo, che possono sempre servire. Un'altra cosa che devo fare, devo cambiare la bassa corda, quindi questo me lo smonto. E ho una bassa corda roller, tanto belli di Music Grid, e ci metto quello che è molto meglio. Questa è sempre una cosa squadra, guarda sotto. Smontato tutto quello che c'è sulla valetta, posso pulire la valetta per bene. E quindi ci schiatto un po' di pronta mobile. Prodotto specifico per strumenti. E vado a fargli una bella pulita e viene il paletto bello pulito come se fosse nuovo, tanto bello. Stessa cosa faccio anche dietro, sempre per il discorso che non dovete fare i tamarri, e non è che pulite solo davanti e dietro lasciate zozzoso, perché altrimenti si dei tamarri. E quindi vi stavo dicendo, ci sta il mio negozio online dove potete comprare queste cose belle. Chi se le ha comprate è rimasto molto molto contento, e io di questo sono molto contento, chiaramente. Aspettate, chi le ha comprate è rimasto molto contento, vi dicevo, perché ci stanno un sacco di cose belle, e quindi fateci un giro. Così potete acquistare le cose che disegno io, mi date una mano, trovate il link giù in descrizione. Ovviamente trovate il link giù in descrizione per tutto quello che vi può essere utile, anche la chat Telegram. Vado a recuperare, no, non devo recuperare niente, devo aprire le meccaniche nuove. Adesso vi faccio vedere, apro questo e ve lo faccio vedere. Ok. Music Lily auto bloccato e balle va. Trovate anche il link in descrizione per acquistare queste meccaniche. Come al solito esce il plettro Music Lily, che io ce n'ho tipo a decine. Ci sono le meccaniche, che tra le altre cose sono molto leggere, mi piacciono, belle, molto belle. Ecco qua.
E poi ci sono le bocche e le viti. Questo non serve più e si butta. Ok, il meccanico lo mettiamo da parte. Questo pure non serve più e si butta. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Adesso, sperando che Amaron ci accompagni, andiamo a montare le boccole. Amaron non ci accompagna. Sono leggermente troppo piccole, però è probabile che si manterranno semplicemente con la tensione delle corde, perché se io lo giro succede che le bocche si aprono. Aspettate. Adesso devo un attimo trovare la bassa corda, perché ce l'ho in mezzo a tutta la roba che tengo, e quindi adesso lo devo un attimo trovare, sì. Ho recuperato la bassa corda roller, che vorrei farvi vedere. È un pochino complicato, comunque la bassa corda roller, aspettate, cerco di farvelo pure vedere, ecco qua, è la bassa corda Music Lily Pro, lo conoscete? Io oramai monto questi dovunque praticamente. E sì, lo so, è una chitarra vintage, qua e là, a destra e a sinistra. Quando montate queste cose, una cosa importante che dovete fare sempre, voi infilate la vite e assicuratevi che non passa praticamente la bassa corda da una parte all'altra della paletta, perché altrimenti vi esce la vite dall'altra parte. E quindi me lo vado semplicemente, visto che il buco già c'è, me lo vado ad avvitare. Un trucchetto vi dico: la bassa corda, se voi lo montate con i roller rivolti verso di qua, ci avete meno angolo al capotasso. Se lo montate così ci avete più angolo, quindi ci avete due possibilità: o così o così. Io lo monterò così perché non credo di avere una necessità di fare più angolo. Se vedo che non va bene, poi magari lo giro. Non è per una cosa facile stringerlo, però con un po' di pazienza si fa. E adesso mi vado a montare le mie corde Pyramid Pure Nickel 1148. Ok, questa è una cosa che chiaramente no, ve la faccio vedere questa cosa, perché c'è una cosa che voglio farvi vedere. Allora, io facevo un errore e io lo ammetto, perché lo sapete, io non è che penso di essere il padre eterno, insomma. Anche io certe cose le devo imparare. Prima di conoscere Music Lily, io non avevo mai sperimentato, se non una volta solamente, le meccaniche autobloccanti. E quindi io sapevo, per diceria di amici che avevano queste meccaniche autobloccanti, anche perché io ero molto legato al vintage, adesso questa cosa l'ho persa. Sapevo che praticamente quando tu monti le corde su una meccanica autobloccante non c'è bisogno di lasciare, aspettate, se non metti il ponte che corda molto, ecco qua, quindi rimaneva al fatto che io infilavo la corda dentro all'alberino e me la tiravo fino e sotto quanto più possibile. Così va bene per le corde alte,
per le corde basse, cioè per le corde basse, per le corde alte, se fai così, il troppo stress sulla corda la spezza, il migantino si spezza. E quindi che faccio? Mi lascio un poco di spazio, seguo diciamo quello che mi dice Seymour Duncan, Seymour Duncan, cazzo capisci, quello che dice PRS, e quindi mi tengo due dita più o meno al quarto quinto tasto, così, ma io in genere me ne tengo anche un pochino di più. E quindi non lo faccio completamente tirata la corda, ma mi lascio un poco di spazio. E poi avvolgo normalmente. Posso anche tagliarla la corda. Io utilizzo, voi lo sapete, questo strumento qua per tagliare le corde, che l'ho preso da Music Lily. Questa è una tronchesina proprio per corde. Music Lily, che è bellissima, perché taglia proprio bene, sistema pulito, senza... Questa è quella per basso, poi c'è quella per chitarra, io utilizzo sempre quella per basso perché la trovo più comoda. Ecco qua. Allora, adesso me la vado ad accordare, poi tra due minuti vi dico cosa penso di queste meccaniche. La sentirete, cioè questa chitarra la sentirete in relazione alla nuova elettronica che ho fatto, perché voglio dirvi che cosa è cambiata e ve la voglio comunque fare sentire. Quindi vado ad accordarla e vi dico poi come sono queste meccaniche, che già mi piacciono, perché vi dico, hanno nel girare, mi ricordano tanto le meccaniche della mia Mustang, che sono vintage originali, quindi mi danno proprio quella sensazione di meccanica vintage, stranamente più di quelle là tradizionali non autobloccanti. È strano, ma io lo so, però è così, che vi devo dire. Quindi ci vediamo tra un minuto. Allora, io mi sono spostato di qua perché ho già testato le meccaniche che abbiamo montato poco fa, che sono queste. Sono le meccaniche Music Lily Pro, tipo Gluson Vintage, tipo Fender, sei in linea, autobloccanti, e vanno benissimo, cioè sono meccaniche molto molto belle, non costano molto, però fanno il loro dovere. Tirando le somme, io ripeto, ho accordato tranquillamente, ho usato la leva in maniera feroce, proprio per vedere se mantenevano, e mantengono perfettamente. L'unica cosa di queste meccaniche, che vi devo dire la verità, mi ha fatto un pochino storcere il naso, sono le boccole, perché sono quelle che escono dal kit, diciamo, sono bruttine e sono un po' piccoline, quindi quando le metti praticamente se ne escono fuori e non si ancorano, ma per il resto vanno benissimo, non hanno assolutamente niente che non va. E potete semplicemente lasciare le boccole originali che già avete sulla chitarra. In realtà sarebbe l'ideale, è inutile cambiare le boccole se già ci sono. Questo è tutto. Quindi sono soddisfatto. Voi sapete, già avevo messo questo tipo di meccaniche su questa chitarra, però non erano autobloccanti. Adesso ho fatto l'upgrade con queste qua autobloccanti, che sono bellissime. E ve le consiglio perché sono belle, perché vanno benissimo. Chiaramente ci sono anche con i pallini cromati, se per esempio li volete mettere su una Stratocaster o su una Telecaster e conservare, diciamo, l'estetica per esempio anni 50, il pallino così è più una cosa anni 60 di queste chitarre qua, c'è la palettina, voglio dire, quindi tranquillamente ci sono anche con le palettine cromate o nichelate, insomma, basta che andate sul sito Music Lily. Di queste che ho montato qua sopra trovate il link giù in descrizione. Io adesso mi faccio una suonata, anche perché ho le mie bellissime corde Pyramid nuove, e quindi me la voglio coccolare un pochino. Per oggi è tutto, io vi saluto, ciao aiuto.